Davide Cinaglia, domenica la partita con il Trapani, una partita che l'Ascoli dovrebbe assolutamente vincere. Sì, dobbiamo vincere perché ci servono i 3 punti, è molto importante uscire da quella classifica lì. Siamo terz'ultimi e secondo me con la squadra che ci abbiamo è un po' bugiarda. E dobbiamo fare il nostro fortino al Del Duca perché abbiamo perso tanti punti e dobbiamo assolutamente vincere. La partita di Cagliari ha evidenziato dei netti progressi, no, della squadra dopo l'arrivo di Mangia, soprattutto dal punto di vista del gioco e anche caratteriale. Sì, comunque è un campo molto difficile perché secondo me loro sono la squadra più forte del campionato. Però secondo me abbiamo fatto una buona gara, c'è stata anche una grande reazione al secondo tempo e abbiamo avuto anche delle occasioni sul 2-0 che però loro hanno un portiere di un'altra categoria, però è stata una sconfitta diciamo positiva. Possiamo dire che la differenza l'abbiamo fatta l'esperienza dei due portieri, senza buttare la croce addosso al nostro portiere che è giovane e si trova per la prima volta a disputare una partita intera in un campo difficilissimo. Beh, quello penso di sì. Thomas comunque è un bravo ragazzo, è un portiere forte, però comunque è difficile, un ragazzo che non ha mai fatto la categoria, penso, non lo so. Però subito giocare a Cagliari non è facile. Secondo me però avrà la sua rivincita perché è un grande portiere. L'avete aiutato in questa settimana insieme al mister a ricaricare un po' le batterie e a tirarsi un po' su dopo le critiche che gli sono piovute addosso? Ma sì, assolutamente, questo è un gruppo che appena ti succede qualcosa sono subito lì ad aiutarti, a tirarti su, e quindi tutti lo abbiamo aiutato e anche i mister e tutti quanti. Senti, Davis Mangio è un allenatore abituato sia a lavorare con i giovani che con i più esperti, però insomma dopo aver allenato la nazionale anche Under 21 ha delle grosse capacità con i più giovani, no? Tu e i tuoi compagni di squadra l'avete notato questo particolare importante? Sì, l'abbiamo notato, ci fa crescere molto su tutti gli aspetti tecnici, tattici e comportamentali. Anche i suoi collaboratori ci aiutano tanto, anche diciamo anche tecnicamente ci fanno fermare allenamenti di tattica e quindi stiamo crescendo molto. Anche se ho visto un ragazzo come Dario che subito alla prima partita a Cagliari si è comportato benissimo e quindi speriamo che continui così. È vero che avete ritrovato la serenità che vi mancava? Ma tanta ancora no, perché comunque siamo sempre del terz'ultimi. Però io sono fiducioso perché la squadra è forte, e ci serviva una vittoria come quella di Perugia che anche in 10 abbiamo lottato e siamo riusciti a vincere. A Cagliari sapevamo che comunque già un pareggio sarebbe stata una vittoria, però adesso l'importante è vincere questa partita di domenica e poi preparare ogni partita come se fosse una finale.